Ciao a tutti e bentornati ad una nuova puntata di Tessilan Condivision. Quest'oggi analizzeremo insieme tre progetti pubblicati, condivisi sulla nostra pagina Facebook, meglio di Maya, una settimana dal 21 al 27 dicembre. Iniziamo subito con il primo progetto. Manuela ha realizzato questo bellissimo poncho prendendo spunto da un tutorial di Chris, soprattutto in cui il punto utilizzato è il punto virus. Ha scelto il berry perché? Perché ha realizzato inizialmente questo poncho perché appunto le era stato commissionato. Le è piaciuto così tanto che ha deciso perché no, me lo regalo anche io. E ha scelto una tonalità un po' particolare per lei. Solitamente utilizza colori molto più accesi. Questa volta invece ha optato per un candido bianco e ci ha raccontato perché lei sta seguendo insomma un corso ed era richiesto di indossare un capo bianco. Analizziamo nel dettaglio quella che è la struttura, vale a dire quindi come lo ha realizzato. Il poncho è lungo, compreso il collo, 81 cm e largo nel punto massimo 91. Ha utilizzato poco più di 400 grammi di filato ed ha avviato 77 catenelle all'inizio. Poi soprattutto per il collo si è regolata in base a vari tutorial della Fata Tuttofare. La sua passione per l'uncinetto, ci ha detto Manuela, che è iniziata fin da quando era proprio piccina con sua madre, poi è andata a finire nel dimenticatoio e ha riscoperto questa passione durante un trasloco. Ha aperto un magico scatolone e ha ritrovato i suoi uncinetti e quindi da lì poi ha deciso di iniziare a cimentarsi nuovamente a seguire questa passione. Ha seguito vari tutorial, ha scoperto La Fata Tuttofare e Chris. È una passione che si è concentrata in particolar modo negli ultimi 2 anni e grazie proprio a Chris e alla Fata Tuttofare ha scoperto noi della Tessilan ed è stato insomma amore a prima vista, un amore che ormai non lascia più. Brava Manuela, grazie mille e adesso passiamo al secondo progetto. Il secondo progetto di quest'oggi è di Emanuela Gatta, questa bellissima coperta con il bravissimo, che è stata in realtà commissionata dal fratello, quindi i colori sono stati scelti interamente da lui. Si è trovata benissimo con il fantastico, bravissimo, il filato per eccellenza. È stato molto semplice per lei quindi realizzarlo, ha seguito davvero poche istruzioni e voilà, il gioco è fatto. Per realizzare questa coperta, che ha le seguenti misure: 220 x 280 cm, ha utilizzato quasi 6 gomitoli di bravissimo nelle due varianti di colore, maglia alta. Le piace davvero tantissimo l'uncinetto, è una passione che insomma ha da tanti anni ma che però ha ripreso concretamente solo negli ultimi 2. Brava Emanuela, ma adesso parliamo di informazioni. Parliamo proprio della parte pratica dell'assistenza. Come sapete, se avete bisogno insomma di qualsiasi aiuto, chiarimento o informazione, per una risposta molto più diretta e rapida consigliamo la chat e il telefono. Altrimenti ci sono anche altri metodi quali Messenger, ad esempio su Facebook, o comunque messaggi su Instagram, oppure soprattutto email e WhatsApp. C'è una sezione sul nostro sito dedicata interamente alle informazioni che potrà darvi qualsiasi tipologia di chiarimento voi abbiate bisogno. Su qualsiasi pagina di Tessilan voi vi troviate, scorrendo fino in basso c'è una sezione dedicata proprio informazioni e sotto ci sono tutte le risposte alle vostre domande, soprattutto per chi magari si accinge per la prima volta ad acquistare sul nostro sito, ma anche per chi si ritrova magari a dover effettuare un reso per una prima volta, per chi magari non ci conosce ed è al primo ordine o comunque insomma ecco ha bisogno di qualche chiarimento in più. Vediamo nel dettaglio tutte le voci presenti. Ovviamente siamo sul nostro sito, quindi www.tessiland.com. Ciò che dovrete fare e che potrete fare in qualsiasi momento, in qualsiasi pagina voi siate, è quella di scorrerla fino alla fine e arrivare quindi alla voce informazioni. Qui, come potrete vedere, potrete trovare tutto ciò di cui avrete bisogno. Quindi c'è la voce come acquistare, per sapere come acquistare sul nostro sito, e al quale interno potrete trovare anche un video che vi illustrerà appunto questa azione. I pagamenti accettati sul nostro sito, la spedizione, e quindi qui avrete tutti i chiarimenti relativi ai metodi di spedizione che vi offre Tessilan, la restituzione che quindi potrete adoperare nel momento in cui avrete ricevuto un prodotto che non va bene per il vostro progetto. Qui c'è tutta la procedura spiegata nel dettaglio su cosa comporta il reso e come effettuarlo. La sezione dedicata agli omaggi e quindi ai punti fedeltà,
le condizioni d'uso, privacy policy, chi siamo, offerte che vengono costantemente aggiornate, i nuovi prodotti per sapere ed essere costantemente aggiornati su quelli che sono i nuovi articoli che potrete trovare sul nostro sito e ovviamente contattaci e una mappa del sito. Bene, come avete visto c'è la risposta praticamente ad ogni domanda. Ovviamente ciò non toglie che se aveste bisogno di ulteriori chiarimenti, informazioni, se vi trovaste di fronte ad una problematica e non riusciste a trovare la risposta all'interno di quella sezione, ovviamente come abbiamo detto all'inizio non dovete fare altro che contattarci tramite mail, chat, WhatsApp, telefono o messaggi vari. Noi ci siamo sempre, Tessiland c'è. Lo sapete ormai, no? La foto che ha ottenuto più mi piace durante questa settimana natalizia è Lucia Lammi, che ha realizzato questo bellissimo poncio. Ci ha detto che è stato ideato interamente per sua nuora. Lei ha iniziato questa passione fin da quando era piccola, se si concentrava più su trine e centrini. Successivamente però ha deciso di coltivarla e negli ultimi anni invece si dedica a qualcosa un po' più utile da poter indossare ma anche e soprattutto regalare. Ha deciso di cogliere l'occasione per il lockdown per anticiparsi un po' con i regali anche di Natale, appunto questo poncio per sua nuora. Per realizzare questo poncio ha utilizzato 750 grammi di Berry Bordeaux, uncinetto numero 5, per avere la consistenza giusta. Per un capo spalla, tutto fatto con maglie alte e aumenti, al centro, davanti e dietro. Oltretutto ha fatto davvero un figurone, poi visto il costo insomma del Berry, voglio dire, ha speso davvero pochissimo. E ha deciso poi di aggiungere questo ecopelliccia sul bordo e anzi ha dato anche dei suggerimenti, che volendo potrebbe tranquillamente realizzarsi anche senza pelliccia al bordo, soprattutto per avere un lavaggio un po' più pratico, oppure invece per chi vuole dare un tocco in più di originalità di aggiungerlo magari anche al collo. Pensateci. Bravissima Lucia! E siamo giunti anche alla conclusione di questa puntata di Tessiland Condivision. Io ovviamente vi ringrazio come sempre per averci seguito e ringrazio ovviamente le tre protagoniste che abbiamo visto quest'oggi. Potrete trovare tutte le informazioni e i link utili dei prodotti che abbiamo visto quest'oggi proprio qui sotto. Vi ricordo di seguirci su tutti i nostri social, Meglio di Maya, e quindi Facebook, Instagram, Pinterest e TikTok, e di iscrivervi ovviamente su YouTube attivando quella fantastica campanella. Vi ringrazio ancora e vi do appuntamento a giovedì prossimo. Ciao! Ok, dovreste vedermi. Ci siamo. Allora, vi avevo accennato qualche tempo fa su una novità ed è appena arrivata, quindi non potevo non farvela vedere. Signore e signori, è arrivato Liggy Ghost. Ebbene sì, Liggy in versione sfumata. Stessa qualità, 100% cotone, stesso numero di uncinetto, ma questa volta con delle sfumature meravigliose. Ce ne sarà davvero da divertirsi con questi gomitoli, che poi potrete tranquillamente mescolare anche con Liggy in tinta unita. E pensate, questo del Liggy Ghost, che poi avremo modo di vedere sicuramente nel dettaglio, è solo una delle novità del Liggy e soprattutto una delle tante novità di quest'anno. Degli articoli Tessiland, quindi mi raccomando, non perdetevi neanche una puntata e seguiteci su tutti i social, perché quest'anno ce ne saranno davvero delle belle.